Raga, guardate, cioè io posso fare una roba enorme. Raga, guardate qui, raga. Persone aperte di mente quale tutti noi qui siamo. Oggi dobbiamo costruire cose magiche e per farlo abbiamo bisogno di prendere il diamante. Quindi immediatamente iniziamo subito perché non abbiamo nemmeno 3 secondi da perdere, tipo, ma nemmeno quelli. Ma infatti proprio io direi proprio pem 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 pem. Guarda che abbiamo bisogno adesso della cobblestone perché per prendere il diamante guardate che ci vuole troppo, cioè tantissimo tempo. Non è una cosa veloce, però comunque noi abbiamo tutte le risorse, tutte le cose, quindi possiamo farcela assolutamente. Adesso io direi prima di tutto di cercarci una caverna, perché la caverna è fondamentale affinché possiamo trovare il diamante. Altrimenti senza una caverna possiamo sì andare a cavolo, è vero, possiamo scavare sotto i nostri piedi e morire ovviamente, perché quando scavi sotto i piedi cosa succede su Minecraft? Scrivetemi nei commenti se sapete cosa succede su Minecraft quando si scava sotto i piedi. Io lo so! Voglio vedere se voi lo sapete. Scrivetemi così perché così vediamo. E poi, infatti, scrivetemi anche se vi piacciono, sì o no, le sweet berries su Minecraft. A me piacciono tanto, a voi stanno sul cavolo invece, spero di no, perché sono buone, a me piacciono tanto. Scusatemi, se mi dite che vi stanno sul cavolo. No, vabbè, dai, scherzo, potete dirmi quello che volete sotto nei commenti, mi raccomando. E poi ricordatevi anche di lasciare like e di iscrivervi al canale, è fondamentale. Qui, però, adessamente. Dobbiamo prendere. Ho trovato la cavernona, ragazzoni, belli belloni. Ovviamente sono una persona molto tranquilla, cioè nel senso, ok, come potete vedere sono normale, no? Come dite che non sono normale? Scrivetemi nei commenti se a voi sembra normale oppure no. O tutte le volte. Cioè, nel senso dovete scrivere un sacco di cose nei commenti. Ma adesso vedete che tipo mi scrivete tutti quanti mille cose nei commenti. E poi tipo impazzisco a leggervi. No, cioè vabbè, se volete sì, però insomma. Anche perché poi io vi rispondo sempre se mi scrivete nei commenti. Quindi, oh porca scazzona. Non so cosa sia la porca scazzona, però. Maiale! Cagone! Urlatore di merbi! Perfetto, si è spaventato giustamente anche il povero scheletro alle emozioni. Che cosa pensate? Che solo noi esseri umani abbiamo le emozioni? No, anche gli scheletri su Minecraft ce le hanno. Non è vera questa cosa, ovviamente, non credeteci, cioè nel senso questa cosa non è vera. Non credo proprio che degli NPC abbiano, come dire, delle emozioni, però magari sì, chi lo sa, cioè magari tipo c'è un'entità che ha delle emozioni, che tipo pensa in modo proprio con tipo delle robe. Però posso farmi anche le torce, così almeno vedete qualcosa a differenza di sempre praticamente da me che non vedete quasi mai. Invece questa cosa non va bene, bisogna vedere sempre comunque, ragazzi, ricordatevi, cioè nel senso, se noi abbiamo gli occhi dobbiamo vedere, perché sennò come facciamo? Ok, questo è il carbone, possiamo già andare giù sotto. Qua allora dobbiamo prendere del ferro e subito sotto dobbiamo prendere del diamante. Io direi che siamo stati un botto fortunati perché abbiamo avuto direttamente questa possibilità di trovare il canyon. E il canyon voi... La mio Dio, Santa Maria, cioè, ma che caspita, ma cioè, ma stiamo scherzando? Ma te sei fuori di testa. Porca vacchettona scurreggiona. Allora, no, qua non va bene, io qua muoio. Ok, è più difficile di quanto avessi potuto immaginare, però... Praticamente, perché ci sono tanti di quegli scheletri che mi vogliono uccidere? Cioè, non è normale come cosa. Mi crafto un'altra crafting table. Ho capito che qua. Cioè, tanto io le crafting table non le prendo, ragazzi. Non le prendo le crafting table. Sono delle cose odiose. No, no, non volevo fare questo. Volevo fare l'altra cosa. Però adesso se mi ammazzano. Poi è colpa mia se mi ammazzano e muoio. Non voglio morire. Sono troppo giovine. Forza, andiamo. Prendiamo il ferro. Il ferro, perché il ferro? Prendiamo il ferro però, mannaggia il ferro, ok, eccolo qua. Adesso questo ferro ci donerà il diamante, poi potremo costruire le peggio cose. Scrivetemi nei commenti quali saranno le cose più belle che potrete costruire. Noi tutti qua siamo belli, aperti di mente, quindi potremo costruire anche... Non dico. Scrivetemi nei commenti se invece avete capito cosa io intendevo con quella cosa là, se avete capito sì o no. Nel caso scrivetemi anche cosa avete capito. Adesso, cos'è che possiamo prendere? L'oro, ma non ci serve un cavolo l'oro, non distraiamoci, dobbiamo andare a prendere il diamante. Allora, il diamante in teoria si trova qui. Non so perché, ma io vedo qua sul nostro programma che usiamo per parlare un nostro amico che continua a fare avanti e indietro, tipo su una stanza e l'altra. E io mi sconvolgo per questa cosa, cioè non è normale come cosa. Cioè, magari lo sposto, che ne dite? Lo sposto... Non ho voglia di spostarlo, mi sta sul cavolo. No, dai, scherzo. Però, insomma, cioè... Che cattivo che sono.
Basta, vai a morire, schifoso. Non voglio fare esplodere il creeper, perché sennò poi dopo... Sapete cosa succede dopo? Cioè, allora, questo creeper mi sta facendo innervosire comunque. Non per dire. Ok, perfetto. Siamo a posto. Adesso dobbiamo solamente andare a prendere del diamante, che dovrebbe essere qua in giro. E ho sentito qualcosa, ne sono certo. Ne sono certo al 100%. Io qua l'ho visto tipo delle... dei lapislazzuli, molto buoni lapislazzuli. E qua invece cos'è che c'è? Niente, perfetto. Allora posso andare da quest'altra parte? Magari, per favore, dimmi che trovo dei diamanti. Ehi, ehi, diamanti buoni, per favore, ne ho bisogno di diamanti. Perché sennò non possiamo fare tipo le costruzioni fighe senza i diamanti. Allora, tu zombie però hai rotto il caspito. E se avete capito cosa intendevo con caspito... scrivetemi nei commenti, ma non la parola. Cioè, scrivetemi nei commenti la parola family friend. Raga, 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 porca vacchettona, scurreggiona maialona. Raga, allora. Oh. Holy mother of God, please, no. Just, non so perché sto parlando in inglese. Fate finta di niente, io quando mi spavento parlo così. Perché stanno scurreggiando? Raga, non è normale come cosa. È no buona questa cosa, lo sapete, vero? Ok, facciamo un taglio. Facciamo un taglio perché qua non sta andando bene. E direi che ci vediamo dopo che recupero la vita. E magari dopo che trovo anche il diamante. Allora, non per dire, qua ho trovato i diamanti. Per fortunona. Però stavo per morire mille volte. Tipo, c'erano altri mille scheletri e zombie. Poi qua c'era tipo il pontocione che ho fatto qua, tutto quanto sicuro. E adesso però prendo il ferro, perché il ferro ci servirà per fare il piccone in ferro e quindi poi poter fare il piccone in diamante e quindi iniziare le costruzioni magiche. Ma seriamente magiche, raga, cioè voi non avete idea. Ma sono magiche, cioè nel senso, adesso vi faccio vedere, perché sarà fighissimo, cioè proprio una roba magicamente figa. Tipo adesso, mi dissocio, prima che magari succeda qualcosa. Però praticamente qua prendo questo, faccio così, perfetto. Perfetto. Adesso prendiamo questo. Poi così. Ok. Adesso prendiamo il diamante. Abbiamo fatto. Però lo prendo tutto perché è bello il diamante. Ok, perfetto. Adesso abbiamo il token, tipo il punto, per poter iniziare a costruire in modo magico le nostre case bellissime. Ci vediamo fra poco. Perfetto. Ora mi vedete in creativa, no? Perché ovviamente il diamante mi ha permesso di avere questo punto in più. Adesso praticamente qua c'è una mod molto particolare e qua è molto complicata la situazione, perché praticamente ok, vedete, adesso vi faccio vedere io. Tipo, bisogna fare così col diamante in mano, assolutamente. E poi, ok, faccio così, no? Giustamente. E poi tipo, vedete, faccio così e qua se è successa una cosa veramente magica. Poi anche così posso mettere tipo casona. Ok, no, così tipo so io come fare casona, poi dopo così e poi così. Ok, perfetto. Magico! E quindi ho salvato questa cosa. Ah, ho salvato la schematica. Ok, perfetto. Quindi se io adesso faccio tipo così. Però posso anche tipo fare il town, tipo il villaggio, quindi così. Ok, così. E dopodiché faccio così. Guardate raga che non è, cioè non è semplice fare questa cosa. Cioè ho capito che voi mi state prendendo per il sede. Cioè, anch'io mi prenderei per il sedere, fossi in voi. Ho printato, ragazzi, ho fatto una cosa. Ce l'ho fatta, praticamente. Una volta che tu crei, puoi praticamente premere P. E in teoria adesso c'è la possibilità di entrare nella... Vabbè, faccio anche entrare da qua. Ok, praticamente è molto particolare come cosa. Molto particolare. Qua c'è anche il second floor, il secondo piano. That's so good, I think, because... Oh my goodness. I mean, I have to speak in English, I think. Devo parlare in inglese qualche volta. Perché? Perché devo parlare in inglese? Perché secondo me mi rende un po' particolare, differente anche dalle altre, dagli altri YouTube. Cioè, secondo me è anche una cosa divertente parlare in inglese. Perché, boh, cioè nel senso lo so, secondo me parlare anche relativamente bene. Quindi, perché non dire cose divertenti. Allora, qua invece potrei... that's so good, I think. Scrivetemi se voi lo parlate l'inglese oppure no. Non mi fa... Allora, questa cosa mi fa schifo, però. C'è questo villaggio. No, I hate it. I totally hate it. Oh my goodness, please, Tiffany. Why am I... perché sto parlando così? Poi dopo, tipo, mi parte l'inglese a caso. Allora, no, è il ma... Cioè, nel senso, adesso però parliamo in italiano, perché se no voi non ci capite niente, giustamente, poveri. Cioè, nel senso, devo pensare al fatto che capite oppure no. Però qua posso mettermi a costruire, quindi prendiamo il diamante in mano. E raga, guardate, cioè, io posso fare una roba
Enorme! Io ho l'idea del secolo, praticamente prendo da qua, così, dopodiché lo trascino fin... No, lo trascino fin qua giù, guardate. Ok, perfetto. Quindi se io adesso faccio G più P, F più P, praticamente... No, G, P, praticamente... Ho printato... Raga, guardate qui, raga. Ho fatto una roba tipo enorme, ma una roba grandissima, cioè tipo qua entro dentro e mi dissocio prima di tutto, poi faccio così, oh my god, that's so great, I mean, non c'è nemmeno il pavimento, so that's not good at all, però praticamente se faccio qua, vado da questa parte, non è buono se non c'è il pavimento, però se vado da questa parte praticamente niente è il pavimento, però devo dire, guardate qua, è enorme. È una roba enorme, raga. Cioè, fighissima sta mod. Sì, è una mod in realtà. Perché pensavo fosse tipo una sorta di altra roba magica. Però no, è una mod, ne sono certo. Invece, andiamo da quest'altra parte. Che figata, mi piace troppo sta roba. Sono troppo contento. Facciamo invece una cosa piccola qua che non ho ancora fatto. Tipo townhouse, questa roba qua. Vediamo. Questa qua dovrebbe essere semplice. Anche carina. Una roba di questo tipo. Perfetto. Poi dopo faccio così. Ok. È perfetto. E ho fatto i miei cosi magici. Adesso, praticamente, entrando dentro, se c'è la porta, perché non ne sono certo che ci sia la porta. Ok, non c'è la porta. Va bene. Allora, però, comunque le porte si possono creare, non sono questi i problemi. Però, praticamente, ho fatto una townhouse. Perfetto. Cioè, una casa del villaggio, tipo. Perfetto, direi che ci sta troppo. That's good. That's so good, I think. Quindi... Perfetto, mi fa piacere ragazzi. Fatemi sapere voi nei commenti se volete vedere altri di questi video con questa mod. Non credo che con questa mod possa inventarmi altre cose. Magari sì, magari no, chi lo sa. Però comunque scrivetemi nei commenti quali video vorreste vedere. Scrivetemi nei commenti ovviamente se vi piacciono le Sweet Berries. Lasciate like ed iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!